un saluto a tutti, vi ringrazio ecco, per questa folta partecipazione a questa presentazione di un testo, ma che è anche commemorazione, ricordo di Renzo Paci. In effetti l'origine prima di questo libro è ha un carattere personale, ecco, e ho voluto, ecco, lavorato per questa iniziativa per rendere omaggio a questa persona che ho frequentato per circa 30 anni, quindi è stato un mio amico, ma è stato soprattutto un maestro. Quando l'ho conosciuto avevo già cominciato a fare delle ricerche di demografia storica che sicuramente sarebbero rimaste in un cassetto se non avessi incontrato Renzo Paci. E lui quindi mi ha stimolato, mi ha spinto ad andare sempre avanti, a lavorare sempre più, ecco, mi ha trasmesso la passione per la ricerca, a me come tanti altri degli autori poi del libro che sono qui presenti. Alcuni degli autori dei saggi sono stati studenti, si sono laureati con Renzo Paci, altri sono collaboratori, sono stati collaboratori o semplicemente amici. Volevo ricordare di Renzo Paci, che ha dedicato tutta la sua vita alla storia, ma non ha vissuto la storia come attività puramente accademica. Un piccolo ricordo, uno dei tanti che ho, è questo. Uno dei suoi ultimi lavori l'ha dedicato alla scuola in età napoleonica e mi diceva con soddisfazione che ha voluto dare un'ultima zampata con questo suo lavoro, ecco, per lasciare traccia, ecco, della scuola laica e pubblica che era esistita, almeno per pochi anni nel primo 800. E il secondo motivo che ha dato vita a questo volume è legato alla vicenda del 2011, quando è stato dedicato l'archivio comunale a Renzo Paci ed era stata pubblicata, riedita un suo lavoro, quello sulla l'ascesa della borghesia nella legazione di Urbino. Allora, dopo quell'evento, parlando con Eros Gregorini, mi suggerì questa ipotesi, fare un libro, un lavoro collettaneo da dedicare ugualmente a Renzo Paci. L'ipotesi ha cominciato a prendere corpo, ne discussi con l'assessore Simone Ceresoni della giunta di allora, e il quale accettò, ecco, la mia proposta di contattare collaboratori, amici o chi aveva lavorato con Renzo con un saggio che fosse in qualche modo inerente ai lavori, alle ricerche che aveva fatto Renzo. E questi saggi chiaramente avrebbero dovuto riguardare Senigallia o le Marche. Inizialmente ho contattato una ventina di persone che mi avevano dato disponibilità, poi le vicende del libro sono andate un po' per le lunghe, ci sono sempre problemi finanziari. Ho una parentesi a scanso di equivoci: il lavoro degli autori è tutto autofinanziato, non ha pesato in alcun modo su nessuna cassa pubblica, l'unica spesa pubblica è quella sostenuta dalla regione per la stampa del libro. Quindi sono trascorsi molti anni, quindi durante questo periodo alcuni hanno rinunciato a partecipare, altri hanno avuto impegni vari perché non avevano più tempo.
tipo Carlo Pungetti, insomma, che aveva inizialmente aderito, poi è stato impegnato in altre attività oltre quelle professionali all'Università di Macerata. Quindi la soluzione per la pubblicazione, visto che non si è riuscito a trovare fondi, finanziamenti, sponsor, mi è venuta dal fatto che a Chiaravalle ho pubblicato con il comune una biografia di Guido Molinelli, sindaco di Chiaravalle ma anche senatore, membro della Costituente, compagno di Gramsci a Ustica e prigioniero, rinchiuso nelle patrie galere per 6 anni in giro per l'Italia, ha fatto un po' il turista in giro per l'Italia. Allora, con il comune allora di Chiaravalle, ecco, si è trovata la soluzione di pubblicare con la regione, con il consiglio regionale, e quindi ho proposto a Eros di cercare anche per questo libro la stessa soluzione, che è stata raggiunta, e quindi devo ringraziare la presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio regionale, modestamente, ma il futuro è aperto, quindi non so mai. E il dottor Maurizio Toccacieli, che doveva venire, non lo so se è arrivato, che ha seguito poi materialmente l'impaginazione e la stampa del volume. E naturalmente un ringraziamento al sindaco di Senigallia che ha collaborato a questa iniziativa. Il libro, ora che avete già tra le mani, è composto da 14 saggi che riguardano un po' tutta la regione, dal Montefeltro fino all'Ascolano, e per un arco di tempo, come ricordato nel titolo, dal Medioevo alla contemporaneità. Di Medioevo si è occupato Villani, del periodo tra Medioevo e età moderna si è occupata invece Manuela Di Stefano, che è qui presente, fino ad arrivare alla contemporaneità, di cui si è occupato invece Marco Severini, che non è presente come altri. Marco Severini è impegnato alla fiera del libro, altri hanno problemi di lavoro, come Maria Ciotti ha 110 esami da fare in questi giorni, la professoressa Borracini invece non sta bene, così come Marco Moroni, che mi ha detto si è preso una polmonite. Già una piccola critica mi è pervenuta dal pubblico, ma insomma, ecco, voglio dire però che questa è stata un'iniziativa non pianificata a tavolino. Voglio dire, quando Sergio Anselmi ha organizzato quei 2 meravigliosi volumi nelle Marche Centrali, l'ha fatta a tavolino, ha pianificato tutto, le persone che devono lavorare, quali argomenti, eccetera, eccetera, quindi si copre un arco temporale dal Medioevo alla contemporaneità e tutti gli aspetti, le strade, l'agricoltura, i centri abitati. Questo è frutto così di una iniziativa di partecipazione puramente spontanea di questi amici e colleghi di Renzo, ognuno dei quali ha offerto un lavoro sul quale stava lavorando o su cui si è messo a studiare, ecco, secondo i propri interessi. L'ultimo articolo, come già stato ricordato, è di Gianluigi Mazzufferi, che ho coinvolto, anche se inizialmente era, ci ha voluto un po', inizialmente era titubante, non voleva partecipare, problemi di penna che non è tanto scorrevole, però ho ritenuto che fosse indispensabile, ecco, quella testimonianza,
perché tutti sappiamo che esistono, no, che esistono i due parchi del Conero e dei Sibillini, ma sicuramente nessuno si ricorda più che l'iniziativa è partita qui, partita da Mazzufferi, partita da Renzo Paci, partita da Francesco Fragomeno che è qui, che è venuto, quindi partita assieme a tante altre associazioni naturalistiche marchigiane, assieme anche, c'erano allora anche radicali, che si sono impegnati per raccogliere le firme di queste proposte di legge, che poi sono state difese, portate avanti da Gianluigi Mazzufferi quando poi è diventato anche consigliere regionale. Se non fosse entrato in regione non so se che fine avrebbero fatto quelle proposte di legge. E quindi è stata forse l'unica battaglia ambientalista vinta, certo modo, dagli ambientalisti di allora. E quindi bisognava, era indispensabile, ecco, che fosse ricordata. Ora vi faccio un rapido cenno del contenuto dei singoli saggi che poi leggerete con tranquillità. Ecco, la professoressa Borracini ha fatto ha ricordato, ecco, le tappe della carriera accademica di Renzo, che è stato a vario titolo presente a Macerata per 30 anni. Virginio Villani si occupa del manso medievale, un tema che gli affronta dal punto di vista linguistico, storico, politico, sociale. Il manso è una unità poderale di ampiezza determinata dalla possibilità di essere lavorato da due buoi in un anno. Mi può correggere se sbaglio Virginio, che era qui. Però questa concezione puramente teorica poi si intreccia con la società feudale, quindi molti problemi che alla fine però confluiscono, questa concezione di un terreno su cui vive una famiglia con una coppia di buoi e quello che poi finirà con essere presente nel contratto di mezzadria dell'età moderna. Emanuela Di Stefano, che è qui presente, lavora soprattutto a Camerino, sta collaborando con l'Università, di Camerino, tante iniziative ha attuato e è partita anche lei come me dalla demografia storica e poi sta adesso approfondendo studi sull'economia delle Marche, dell'entroterra marchigiano in età medievale, tardo medievale. In questo lavoro qui, per questo libro, è ritornata alla demografia e fa un po' la sintesi di quanto è stato prodotto in questi ultimi decenni e ci presenta quindi un quadro delle Marche che nel 200 vedono fiorente la montagna, ricca, piena di iniziative economiche, ricca di persone, mentre la costa è poco abitata, poco sviluppata. Interviene la peste nera, ma la peste che diventa endemica fino ai primi del Cinquecento, alla fine della quale la situazione delle Marche è rovesciata, è la costa che si sviluppa, sono i porti, mentre l'entroterra non riesce più a riprendersi né dal punto di vista demografico né dal punto di vista economico. Augusta Palombarini, anch'essa presente, fa invece il punto della situazione per quanto riguarda le case coloniche, o meglio un particolare tipo di casa colonica, e cioè la palombara, da cui forse, come lei dice, deriva il suo cognome. Questo tema delle case coloniche è stato
stato fatto un libro collettaneo anche da Sergio Anselmi, a cui poi ha collaborato anche chiaramente anche Renzo Paci, e Gianluigi Mazzufferi come fotografo, Renzo Paci come storico, ed è proprio nell'indagine che loro hanno condotto a tappeto su tutte le Marche, a quell'indagine collegata alla fotografia della copertina del libro Un momento di relax di Renzo Paci, che prende appunti. Allora, quindi è dall'81 che Proposte e Ricerche si è occupata di case coloniche, quindi anche qui anche Adriana fa un po' il punto della situazione e prende in esame poi le palombare presenti a Montesanto, oggi Potenza Picena. Carlo Verducci, anche il che ringrazio, è venuto da lontano anche lui, si occupa di clima e di territorio, del dissesto idrogeologico delle Marche, oggi d'attualità. Frane, smottamenti, distruzioni sono all'ordine del giorno, ma lo erano anche nel 600, nel 700, e questo problema Carlo Verducci lo inquadra all'interno del problema delle modificazioni climatiche che avvengono tra 500 e 800. È un saggio, gliel'ho scritto, che invidio molto. Mi sarebbe piaciuto, visto che mi sono occupato anch'io di storia del clima, mi sarebbe piaciuto scriverlo in questo modo, non l'ho fatto. E ringraziamo lui che fa una inquadra il problema sia dal punto di vista dell'Europa sia da quello dell'Italia, e poi le situazioni critiche delle Marche meridionali. Nel testo troverete l'anno senza estate, il 1816, quando ci furono piogge, la vegetazione, le piante non arrivavano a maturazione, in seguito all'oscuramento del cielo ad opera delle ceneri scagliate nel cielo dal vulcano del Tambora, che era esploso. Qui è presente, voglio ricordarlo, il dottor Morici, che è biologo, che si è però appassionato allo studio del clima, e in uno dei suoi testi ci ricorda che esistono altre situazioni, altri momenti della storia, come il 1707. Quell'anno esplosero tre vulcani, il Vesuvio, Santorini e Fusiyama, e possiamo ricordare che il 1709 fu l'anno più freddo forse di quel secolo, in cui carestie e morti per fame e di freddo se ne ebbero abbastanza. Ma ci sono anche altri casi di, se non c'è forse sempre, non è possibile provare la corrispondenza, la causalità diretta tra l'esplosione dei vulcani e cambiamenti climatici, comunque ci sono queste coincidenze. Marco Moroni si occupa di Spalato, Ragusa, Ancona, del commercio in Adriatico, un tema che è stato affrontato nel 71 da Renzo Paci in un suo libro sulla scala di Spalato, su questo porto che viene attivato dall'Austria in concorrenza con Venezia, con Ancona, ma soprattutto qui si parla, questo libro, in questo saggio Marco Moroni parla soprattutto di Ragusa, che è oggetto di studio dei suoi ultimi studi. Ragusa, oggi Dubrovnik, che gli definisce la sesta repubblica marinara dopo le quattro che tutti conosciamo, più Ancona che fu dimenticata, ma che fra 200 e 300 contendeva il controllo dell'Adriatico a Venezia, quindi era una repubblica marinara a tutti gli effetti, poi decade.
e Ragusa, la sesta repubblica marinara, le cui navi trasportano merci in tutto il Mediterraneo nel 500. Poi gli imprenditori ragusei nel 600, viste le difficoltà, i problemi, le guerre, la presenza degli ottomani, i pirati, decidono di arricchirsi in un altro modo, investendo in titoli di Stato, soprattutto nel Regno di Napoli, quindi un po' come oggi si dedicano all'economia finanziaria e non a quella reale. Ciotti, Maria Ciotti, una degli ex alunni di Renzo, si occupa invece di pesca e ho trovato questo saggio molto interessante perché non conoscevo l'argomento della pesca. Lei quindi ricostruisce il fatto che fino al 500 la pesca era un'attività marginale, un'attività complementare all'agricoltura, quindi i pescatori erano anche contadini, quando poi avevano tempo si dedicavano a pescare, però dal 500 cominciano a arrivare, vengono chiamati pescatori dalla Romagna, dal Veneto, poi arrivano anche pescatori francesi da Marsiglia, e questi introducono tecniche nuove di pesca e la pesca quindi comincia a diventare un'attività vera e propria, a sé stante. E poi si lega chiaramente a tutto il problema alimentare, dei divieti, della quaresima, eccetera, e quindi diventa molto importante anche per l'alimentazione quotidiana. Un altro elemento che mi ha colpito per la mia ignoranza è che il nome di alcuni tipi di barche derivano proprio dal tipo di tecnica di rete che veniva utilizzata per la pesca, come ad esempio il bragoccio, e nel testo poi troverete tanti altri esempi. Allegretti, Girolamo, si occupa di una località che attualmente non fa parte delle Marche, è una frazione del comune di Verghereto, ora in Romagna, e Girolamo è esperto, oltretutto vive nel Montefeltro, esperto di queste aree montane al confine tra Toscana, Romagna e Marche, e ricostruisce le vicende di questa piccola comunità che nel 300 vede l'immigrazione di artigiani che vengono dalla Lombardia, come ne arrivano in tante parti delle Marche fino al 400, e questo piccolo centro diventa molto fiorente, ha tre fiere, un mercato domenicale, diventa un centro, luogo di pellegrinaggio, perché ci sarebbe stata l'apparizione della Madonna nel 1494, e poi entra in crisi nel 500 per quel dissesto idrogeologico di cui parla Carlo Verducci soprattutto per le Marche meridionali, ma anche qui c'è un dissesto idrogeologico legato chiaramente cambiamenti climatici, ma anche alla cattiva gestione del territorio fatta dall'uomo, in primo luogo il disboscamento, e quindi i terreni si sciolgono e non producono più nulla. Luigi Rossi affronta e amplia un tema già trattato da Paci, da Renzo, è quello della patata, sulla difficoltà della diffusione della coltivazione di questo tubero, che neanche gli animali allora mangiavano sempre. Ricorda Luigi Rossi che bisognava cuocerle le patate anche per darle ai maiali, quindi era un'attività molto costosa. Egli allarga però l'indagine all'Abruzzo, perché lui sta studiando da tempo anche l'agricoltura abruzzese, dove
il sistema mezzadrile si afferma più lentamente, più tardi rispetto alle Marche. E in Abruzzo, soprattutto nelle zone alte del Teramano, anche del Fucino, la patata si trova, ecco, un habitat ideale, e quindi dalla metà dell'Ottocento inizia la diffusione della coltivazione di questo tubero, un po' meno nelle Marche, dai Sibillini al Montefeltro, però anche nelle Marche c'è. Olimpia Gobbi, qui presente, mi pare di averla vista, si occupa di un tema invece di culturale, delle accademie culturali del Settecento, ce ne sono 68 nelle Marche, e questa, l'accademia di cui lei si occupa, è un'accademia femminile, fondata da un vescovo, Monsignor Francesco Antonio Marcucci, che è molto vicino, si impegna nella lotta contro il pensiero misogino. Nel Settecento ancora il ruolo delle donne anche nel campo culturale è molto, molto marginale, molto spesso le donne vengono derise per il loro impegno culturale, considerano pseudoculturale, ma questo monsignore si impegna su questo argomento e addirittura firma alcuni suoi lavori con un nome femminile. E oltre a questo monsignore c'è l'altro personaggio, Suor Petronilla Capozzi, una giovane suora, muore purtroppo a soli 27 anni, che era in realtà aveva una grande mente, una grande capacità di studio, e fu capace di addirittura avere contraddittori in materia di teologia con i maggiori studiosi teologi del tempo. Donatella Fioretti si occupa di un altro ecclesiastico, Michelangelo Vassalli da San Giusto, che viene coinvolto nelle vicende della Repubblica Romana del 1798-99. È questo un ambito periodo storico che Donatella ha studiato tante volte, e cerca di ricostruire le vicende personali e anche spirituali, mentali, ma non sempre ci riesce, perché lei è stata anche a Roma, agli archivi della congregazione dei Barnabiti, ma non ha avuto accesso a tutti gli archivi che avrebbe voluto consultare. Quindi ha ricostruito il pensiero di questo Barnabita attraverso i suoi scritti di politica. Questo frate cerca di cogliere il momento opportuno, no? di farsi strada, di mettersi in luce, scrive delle opere di politica, di esaltazione delle libertà repubblicane, quindi cerca di affermarsi sia sul piano politico sia sul piano culturale e scolastico, vorrebbe avere un ruolo molto forte nella scuola fermana. Però quella repubblica dura molto poco, lui viene arrestato insieme ai fratelli, aveva altri due fratelli ugualmente ecclesiastici, finisce in carcere, poi deve chiedere perdono e di lui si perdono le tracce già durante il periodo napoleonico. Paola Magnarelli invece si è occupata da tempo del periodo a cavallo dell'Unità d'Italia, in particolare del ruolo dell'élite dei nobili, dei notabili a cavallo tra il periodo pontificio, tra lo Stato pontificio e l'Italia e l'unificazione dell'Italia. E in questo suo saggio
mette in relazione una particolare mentalità dell'elite di allora, che fa sì che le Marche poi siano emarginate. Ci sarà poi una questione marchigiana trattata appena anche in Parlamento, della arretratezza delle Marche. Questa arretratezza delle Marche deriva, secondo Paola, dal fatto che quei politici di allora restano profondamente legati alla concezione politica tradizionale, quella dello Stato pontificio, cioè ognuno pensa alla propria città, ognuno fa politica avendo sempre di mira la propria città, la propria patria. La patria nell'Ottocento è per tutti, per quasi tutti, a parte Garibaldi e Mazzini, è la propria città. Difatti riporta le lettere, la corrispondenza tra Monaldo e Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi durante i moti del 31 viene designato deputato di Recanati. Il padre si congratula perché così potrà giovare molto all'onore di Recanati, mica alla Repubblica che si stava cercando di formare. E così ancora lei dice: molti di quei rivoluzionari del 31, quando si impegnano per ottenere la libertà, molto spesso pensano alla libertà della loro città, le libertà quelle che erano legate agli statuti medievali, che erano stati eliminati nel 1816. E al tema dell'ideale repubblicano si ricollega anche il lavoro di Marco Severini, che analizza le vicende di Ancona e delle tre repubbliche. Le tre repubbliche sono quella giacobina del 1797, che poi confluisce nella Repubblica Romana del 1798, la Repubblica Romana Mazziniana, questa volta del 1849, e infine il movimento, il partito repubblicano della seconda metà dell'Ottocento, che dà personaggi politici importanti della provincia d'Ancona, che diventa una roccaforte del pensiero mazziniano e repubblicano fino al secondo dopoguerra, quando la ricostruzione della città d'Ancona è guidata da personaggi politici che vengono appunto dal partito repubblicano. Di Mazzuffieri ho già parlato, ci sarebbe da parlare di me se non siete troppo stanchi. Dunque, io mi sono occupato dei consoli francesi presenti a Senigallia. La mia intenzione era quella di trovare nuovi elementi per la fiera, ma ne ho trovati pochi. Ora, sono arrivato a questi consoli appartenenti alla famiglia Beliardi di Senigallia attraverso il libro di Caracciolo che ho fatto pubblicare in proposte di ricerche in versione italiana, perché il libro era uscito solamente in francese. Ora, nelle note di quel libro c'erano indicazioni bibliografiche legate agli archivi di Mezza Europa. Caracciolo, quando fece quel libro sul Porto Franco di Ancona, si è girato Mezza Europa, oltre che tutta l'Italia, e siccome io ho studiacchiato a scuola solo un po' di francese, quindi ho chiesto all'archivio di Stato di Parigi di poter avere copie dei documenti, della corrispondenza di questi consoli francesi di Senigallia. Ho trovato ampia collaborazione e l'archivio mi ha indirizzato alla ditta di fiducia, la quale ha fotografato questi due faldoni di corrispondenza e me l'ha spedita dietro pagamento, chiaramente di tasca mia.
E quindi mi sono assorbito 1700 pagine circa, che poi ho dovuto passare allo scanner per poterle leggere, e se qualcuno vorrà potrà trovare poi altri documenti, forse a Vienna, a Londra, a Madrid, perché esistevano consoli imperiali, consoli di Spagna, consoli inglesi presenti a Senigallia, e quindi ci deve essere la corrispondenza, oltre che naturalmente in altre capitali degli ex stati italiani, Napoli, Firenze, Torino, Venezia. Ora, questa famiglia Biliardi abitava in via Marchetti, al numero 14, ex numero 14, all'angolo tra via Marchetti e via San Martino, quindi più o meno di fronte alla chiesa di San Martino. Questa famiglia è originaria di Montbéliard, una contea imperiale, quindi non erano propriamente francesi, però sono naturalizzati francesi, e si trasferiscono, o almeno un ramo si trasferisce a Parma nel 400, e nel 500 sono presenti a Senigallia. Fare consoli significava allora acquisire prestigio, onorabilità, ancora di più, perché la situazione politica allora nel Settecento ormai era bloccata, nel senso che c'era stato ormai dal Cinquecento il blocco, la chiusura del ceto dirigente, e quindi chi partecipava alle cariche pubbliche, al Consiglio Comunale, erano sempre gli stessi, le stesse famiglie, che finivano col trovarsi quindi tutte sullo stesso piano. Ora, per distinguersi sempre di più, nel Settecento in particolare, alcuni notabili si mettono al servizio di sovrani stranieri, quindi diventano gran ciambellani soprattutto dei re di Polonia, il quale aveva le casse vuote e quindi vendeva titoli nobiliari in grande quantità. Questi Biliardi invece, essendo di origine francese, si mettono al servizio del re di Francia, e Giacomo Biliardi, che vive tra 600 e 700, diventa console, riesce ad ottenere il titolo di console nel 1711, e nel 1718 ottiene il titolo di conte da Luigi XV. Poi l'attività del consolato viene continuata dal figlio Paolo Emilio, che muore nel 1792, e poi il nipote Giacomo Junior vorrebbe continuare, ma non ce la fa, perdono quindi questo loro incarico. Gli eredi di questa famiglia Biliardi poi la si trovano in moti carbonari del primo Ottocento, e l'ultimo che ho incontrato, Agostino, partecipa ai moti rivoluzionari del 59 e poi si arruola con Garibaldi. Accanto a questi tre consoli, che sono due, il nipote non lo diventerà, c'è un fratello di Giacomo, che è Gabriele, un avvocato che esercita a Roma, poi ritorna a Senigallia, intraprende la carriera ecclesiastica, diventa canonico, diventa vicario generale della diocesi nei momenti in cui non c'è il vescovo. E un altro personaggio che a Senigallia era chiaramente dimenticato, del tutto sconosciuto, ma che invece era stato studiato in Francia, è Agostino, figlio di Giacomo, che studia a Urbino, è il primogenito, quindi il padre lo fa studiare ad Urbino, legge chiaramente, e poi lo manda a Roma. E a Roma non riesce a entrare nel collegio, quello che poi diventerà il Pio Sodalizio dei Piceni, il posto gli viene soffiato da un altro console, dal figlio del console francese ad Ancona, cioè Benincasa, ma Giacomo manda questo figlio a lavorare lo mette al servizio, ecco, di ecclesiastici, di cardinali, il cardinale francese presente nella curia romana, di altre personalità che consigliano il padre di far intraprendere la carriera ecclesiastica anche a questo Agostino, e così succede.
E nel 1748 questo Agostino viene mandato a Madrid presso la Nunziatura Pontificia. Questo Agostino, grazie anche alle spalle coperte dal padre, perché poi tutta la corrispondenza è fenomenale, ci sono sempre lettere con l'ambasciatore di Francia, l'ambasciatore o il console francese a Roma, i cardinali francesi presenti a Roma, lettere continue, chiaramente corrispondenza con il ministro della Marina francese, il ministro del commercio, il ministro degli affari esteri, quindi c'è un intreccio, una corrispondenza molto fitta e molto, molto particolare. Insomma, questo Giacomo procura vaste conoscenze, ampie conoscenze al figlio Agostino, che diventa, aspettate, ecco, incaricato d'affari della Marina del commercio francese a Madrid. Per 20 anni sarà incaricato d'affari di Francia a Madrid, e a Madrid vicino all'Escorial si farà costruire una bellissima villa stile neoclassico, rococò, forse neoclassico, e una villa tanto bella che poi nell'Ottocento sarà sede dell'ambasciata francese a Madrid. Nel 1771 questo Agostino cade in disgrazia, perché era alleato con un ministro, amico di un ministro che cade in disgrazia, e quindi viene esiliato in un suo castello in Francia, quindi deve rientrare anche Agostino. E da allora si darà da fare per riavere qualche attività economica, per poter arricchirsi ancora, però intanto gli viene data una pensione e le rendite di una abbazia, pensione e rendite che perde dopo il 1789, quindi vive in ristrettezze, tant'è vero che sarà il fratello Paolo Emilio che gli manderà dei soldi da Senigallia per poter sopravvivere, e muore nel 1792 a Parigi, nella sua casa de la Rue Basse de Rempart, che non esiste più, perché su questa strada è stato fatta il boulevard della Madeleine vicino al Louvre, quindi abitava lì questo Agostino Biliardi. Ora, se mi mettessi a raccontare tutte le vicende, tutti i particolari di questa fitta corrispondenza, sono 80 anni di corrispondenza, ci vorrebbe tanto tempo e vi toglierei l'interesse alla lettura. Comunque vengono toccati tanti temi. Quello principale è la corruzione che esisteva a Senigallia durante la fiera, dove gli sbirri e poi i soldati e poi i dipendenti del legato di Pesaro e poi anche gli impiegati comunali pretendono soldi alla nobiltà che passeggia per le strade e ai mercanti, dove il capitano del porto, che è anche capitano della rocca, pretende regalie su una quantità sempre maggiore di merci che giungono alla fiera, tant'è vero che Giacomo, i consoli riferiscono che alcuni mercanti cominciano a non venire più alla fiera per la quantità di denaro che viene loro estorto. Ma questo non basta, c'è anche un contrabbando di armi verso i turchi, contrabbando che viene attuato senz'altro con l'appoggio del legato di Pesaro. Migliaia e migliaia di canne di fucile passano alla fiera di Senigallia, e siccome il controllo viene fatto dagli uomini del legato pontificio, ecco che ora contro questo contrabbando si muove Giacomo Biliardi e il legato pontificio se lo lega al dito. Insomma, ci sono contrasti, lotte continue di Giacomo con il legato pontificio di Pesaro, e anche il figlio Paolo Emilio avrà grossi problemi, perché dunque il titolo, la carica di console funzionava in questo modo: la persona veniva designata dallo Stato estero, però
però bisognava avere il consenso delle autorità pontificie. Mentre Giacomo, il padre, riceve questo exequatur, questo riconoscimento formale da parte delle autorità pontificie, il figlio Paolo Emilio non lo otterrà mai. È nominato console di Francia, però il legato pontificio e neanche Roma gli riconoscono questo incarico, e quindi si darà da fare in tanti modi. Ma il bello è che poi in realtà lo trattano come console vero e proprio, tant'è vero che nei momenti di carestia poi il comune si rivolge anche a Paolo Emilio per trovare grano in Francia. E sono controsensi, problemi. Ci sono problemi di spionaggio. Questo Paolo Emilio, ma anche Giacomo, poi conoscono i documenti che arrivano nella Rocca, dal legato pontificio alla Rocca, e loro li conoscono, o documenti degli altri consoli, del console imperiale, loro li conoscono. Quindi c'è un giro di spionaggio continuo fra tutti quanti. E Paolo Emilio, ad esempio, che era in buoni rapporti con il legato Doria di Pesaro, nel 1700, aspettate, non vorrei dirvi, 1791-92, viene aggredito verbalmente in maniera, diciamo, alla Pesciarola, da questo legato Doria, perché aveva giurato fedeltà alla Repubblica francese. E come faceva a saperlo il legato Doria? Aveva le sue spie a Parigi, che gli avevano riferito di questo giuramento di fedeltà da parte di Paolo. Poi c'è altre vicende poco chiare, per cui pare che Roma, il pontefice, volesse vendere alla Toscana addirittura l'ex ducato di Urbino. Questo è del 1783, tant'è vero che, insomma, di questo ducato di Urbino si interessano in tanti, da Massimiliano d'Asburgo e altre personalità. Non ci risulta niente da altre parti, però vi accenno un altro fatto a proposito di corruzione. Nel 1753-55 c'è una, lo dice in francese, petite guerre, c'è una piccola guerra a Serra San Quirico. Serra San Quirico perché è il centro d'azione di una grossa banda di contrabbandieri di tabacco. E siccome questi assaltano i pubblici ufficiali, li costringono a comprare il loro tabacco di contrabbando, sottraggono denaro ai funzionari pubblici, Roma manda l'esercito e l'artiglieria. Questi contrabbandieri si chiudono dentro Serra San Quirico e le autorità militari allora dispongono i cannoni tutto intorno a Serra San Quirico, sulle montagne. Non si arriva a una guerra perché questi contrabbandieri lasciano la città, ecco, ma si è rischiato la guerra attorno a Serra San Quirico. Tante altre vicende ve le lascio gustare attraverso la lettura. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie.